Assessore Montesano, ancora una volta le multiutenti, in particolar modo Acegas APS AMGA e quindi Gruppo ARA, sono al centro della possibilità per utilizzare appunto le quote libere per poter fare cantieri, ma soprattutto adesso si ampliano queste possibilità perché sennò non ci sono spazi. Beh, come avevamo fatto l'altro anno, le azioni ERA sono un'entrata facilmente pronosticabile e di pronto realizzo se ci fosse la necessità. Quindi è lo strumento che utilizziamo per poter avviare i cantieri e ovviamente proseguire nei lavori. Ovviamente con tutte le intenzioni di non vendere nessuna azione se non serve. Ovviamente quindi le azioni vengono mantenute dal comune anche perché sono assolutamente un buon investimento che permettono di affluire anche preziosi dividendi all'entrata del comune, quindi c'è l'impegno di non alienare nulla se non effettivamente necessario per avanzare i cantieri. Senta, abbassare le quote pubbliche, le partecipazioni pubbliche dal 51% al 38%, qualcosa se non sbaglio, è più un fattore psicologico? È un fattore psicologico perché dal punto di vista sia della regolamentazione del servizio pubblico e quindi delle sue modalità di svolgimento e di fruizione da parte degli utenti, sia dal punto di vista delle regole di governo dell'azienda, non cambia assolutamente nulla. Il Comune di Trieste mantiene assolutamente gli stessi diritti all'interno della società. Ripeto, l'unica cosa che cambia in caso di alienazione delle azioni è il diritto ad ottenere un dividendo in proporzione.